spettacolo è nato una decina d'anni fa, mettendo su del materiale musicale principalmente, raccontando un po' la periferia attraverso il blues, il jazz, con delle contaminazioni dello stornello. Quindi mi sembrava già di per sé un'idea interessante, raccontando storie di periferia, di personaggi emarginati che raccontavano sempre la stessa cosa, sempre quel mondo, la periferia, la vita ai margini della microcriminalità, il tossico, insomma, tutto quello che ogni periferia purtroppo ha, il problema della casa, eccetera. Dopodiché c'è stata la lunga parentesi televisiva e dopo una decina d'anni ho ripreso questo spettacolo, rimodernandolo, aggiungendo delle cose, aggiungendo due musicisti, perché prima ero solo, e invece stavolta c'è Giovanni Locascio alla batteria, Daniele Ercole al contrabbasso, e formiamo un trio, io con la chitarra eccetera, e quindi lo spettacolo ha avuto un cambiamento in meglio, secondo me. Posso definirmi un autodidattico nel vero senso della parola. Io vengo da una famiglia di onesti fregnoni che non spegnevano i telefoni quando andavano a teatro. E onesti fregnoni magari se morivano di fame, ma vivevano con questa mania, con questa ossessione dell'onestà. Non era mai uscito da Roma, lo spettacolo è stato rappresentato sempre in teatri di periferia, è stato rappresentato nel carcere di Rebibbia, nei teatri di Gnoff, nei centri sociali, e poi l'altro anno per la prima volta è uscito da Roma. Siamo andati in provincia, è andato molto bene, facendo appunto un passo graduale. E poi quest'anno invece abbiamo toccato anche delle grandi città come Firenze, Genova, Milano, Napoli, Bari, Palermo. E anche lì ha una sua, un suo modo di essere, perché le grandi città hanno la periferia, insomma. Il romanesco lascia intatta la lingua italiana, ha la fortuna di essere stata la lingua ufficiale della commedia all'italiana, quindi qualsiasi italiano, se è in qualche modo impersonato un po' nell'Alberto Sordi o nel Gassman di quegli anni, e quindi esce fuori uno spettacolo di massima fruibilità, con un buon ritmo, secondo me, con della musica dal vivo suonata anche molto bene. Io ho cominciato col teatro 28 anni fa, ho fatto sempre teatro, ho fatto anche il cinema, ho fatto poi la televisione anche prima di Distretto. Poi Distretto, la grande popolarità, mi ha dato modo di fare teatro in maniera più agile, in maniera più efficace, venendo appunto a Argenta senza aver dovuto costruire un'identità teatrale, capito? Perché la credibilità televisiva fa sì che, anche se non sono mai stato a Argenta, il teatro sia pieno, o a Genova o in altri posti. Quindi per me va bene, è un mezzo per poter fare delle cose, insomma.